Insidie e pericoli minacciano la sicurezza di conducenti e pedoni che attraversano la via Vitaliano Brancati. Una grossa buca profonda e pericolosa da più di un mese occupa gran parte della carreggiata, rendendo quasi impossibile il percorso, soprattutto agli automobilisti che rischiano di danneggiare i loro pneumatici, ma anche la marmitta e la coppa dell'olio. Ancora crepe e avvallamenti lungo gran parte della via, a preoccupare non solo i conducenti delle vetture, ma anche i residenti della zona, i quali hanno più volte segnalato il disservizio alle autorità competenti. Non è un caso, infatti, che lungo la superficie sconnessa è possibile notare tracce di bitume precedentemente inserite per coprire la grossa voragine e che a causa del continuo transitare delle auto e dei mezzi pesanti ha reso ancora più pericoloso ciò che rimane del tratto stradale, quasi del tutto dissestato. Nel lato sinistro della strada è possibile infatti notare un accumulo di pece che rende ancora più difficile il percorso, soprattutto se l'asfalto è bagnato a causa della pioggia. La storia si ripete anche in prossimità della rotonda che conduce in via Nino Martoglio ed in via Libertà, dove lungo la strada vi sono ancora buche e crepe che ne rendono difficile il percorso. Si tratta di vie parecchio transitate perché a distanza di pochi metri si trovano due scuole e il Palazzo di Giustizia. Un appello accorato, quello lanciato dai residenti dell'amministrazione comunale, i quali temono che il continuo passaggio di mezzi pesanti e auto possa causare pericolosi incidenti. Si tratta che praticamente da qua ci sono i lavori sulla bretella, tutti i camion che portano il materiale che esce dalla galleria passano da qua. Evidentemente la strada non era studiata per questi mezzi e praticamente si è ridotta in queste condizioni da un 2 mesi a questa parte. Abbiamo fatto diverse segnalazioni e non abbiamo mai avuto riscontri. Sì, sono venuti, ma alla fine ce lo vede com'è ridotta. Va. Sabato notte una macchina che saliva da qua di sera ha preso il controllo e praticamente è andata a sbattere su quella parte là dove c'è il giglione. Fortunatamente non si è fatto nessuno male, però la macchina ha subito parecchi danni. E suppongo che tra altre cose il cittadino si rivolga al comune, dunque è un danno ulteriore al comune perché poi questi danni suppongo che li debba pagare, è giusto, perché se un cittadino va a sbattere a causa del manto stradale, la causa è del comune suppongo. Chiediamo, intanto c'è anche un'attività commerciale che ne risente, c'è un asilo e dunque per motivi di sicurezza della cittadinanza di ripristinare al più presto il manto stradale. Solo quello, non è che chiediamo niente. Un problema causato dai mezzi pesanti della ditta che attualmente si sta occupando dei lavori del raddoppio della SS 640 che attraversano quotidianamente la via Vitaliano Brancati. Questa è la causa del disservizio, così come ci ha spiegato l'assessore alla viabilità e vivibilità Amedeo Falci, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Sarà infatti la stessa ditta a risolvere il problema, si spera, in tempi brevi, così come confermato dall'assessore.